Ho iniziato a viaggiare in Russia nel 2008, eh, per, circa, per un periodo di circa dieci anni. Nell'arco di questo periodo ho fatto mh, parecchi viaggi e ho vissuto abbastanza a lungo per riuscire a raccontare delle storie. In realtà due progetti. Il primo in un piccolo villaggio sperduto del nord. Ocebiens, passaggio in Russia e a seguire qualche anno dopo nell'Isola nell della Salvezza. L'Isola della Salvezza è una comunità eh, fondata negli anni 90 da un prete ortodosso, padre Alexei. Padre Alexei arriva in questo luogo dove praticamente non c'è niente, c'è una, una chiesa diroccata. E le mura fatiscenti di, di un edificio. Lui sta cercando un luogo dove poter fermarsi insieme alla moglie Rudmilla e fondare una piccola comunità. E ci sono due coincidenze che fanno sì che lui decida che quello era il posto giusto. Gli viene donata un'icona di un santo che porta il suo stesso nome, padre Alexiei. E la chiesa diroccata che lui trova in questo luogo viene a, a sapere che è stata eh, fatta erigere da una nobildonna vedova in memoria del marito. E questo, eh, questo marito si chiamava Alexiei pure lui. E quindi dice: No, queste non possono essere delle coincidenze, evidentemente, questo è un suggerimento divino. E quindi la sua idea è quella appunto di ristrutturare questa chiesa e di fondare questa piccola confraternita. Lui inizialmente ha un'idea abbastanza modesta, una trentina di persone che possano vivere seguendo i, i principi delle prime comunità cristiane. All'inizio questa piccola comunità diventa anche un orfanotrofio e una un rifugio, un ospizio per anziani. Poi a seguire cominciano ad arrivare sempre più ragazzi e bambini e padre Alexei pensa che è necessario dar loro un'istruzione, quindi si costruisce una prima scuola. Poi si cominciano a costruire delle case, delle strutture agricole, eh, un maneggio, eh, una scuola d'arte, un'accademia militare addirittura un bellissimo museo e anche una grande biblioteca che oggi contiene circa 350.000 libri. Quest'isola della salvezza, che naturalmente non, non è un'isola, è un'isola metaforica, così la chiamano il, gli abitanti di questo luogo, arriva ad oggi ad essere un centro eh, abbastanza grande che ospita circa 450 persone, di cui 300 sono ragazzi. Ed è un centro unico, un centro culturale e spirituale unico in, in tutta la Russia. E, appunto, dentro questa comunità ci passano tantissimi ragazzi, eh, ci sono naturalmente delle regole per poter vivere all'interno della comunità, non c'è scambio di denaro per cui tutti possono vivere in modo gratuito, tutti hanno un posto dove poter dormire, poi c'è questa messa comune dove tutti possono mangiare, all'interno della comunità non ci sono quelli che vengono considerati i mali della società, quindi non c'è tv. Non c'è, come dicevo prima, circolazione di denaro, non c'è internet e non ci sono cellulari. Questo per quanto riguarda i ragazzi, perché poi magari a livello organizzativo queste cose servono. E quindi è, devo dire, un, un luogo dove io ci sono stato e ho vissuto per circa cinque mesi, un luogo straordinario. Io lo racconto un po' come un'isola dell'utopia. Io posso dire da parte mia che ho vissuto circa cinque mesi, ho visto questi ragazzi, ho, ho sentito la loro bellezza esteriore ma anche una bellezza dell'anima. Sono stato benissimo con loro anche se non avevo poi la possibilità di, di dialogare. Perché non sono mai riuscito a imparare la lingua russa e ho provato questo, questa grande serenità a stare con loro. Ecco, io comincerei a raccontare un po', a, a viaggiare, no? a fare un percorso, a entrare dentro la, questa, questa comunità. E quello che io vi voglio consigliare è di entrare e seguire quello che è il mio racconto come. Come fosse eh, le pagine di un romanzo, perché questo è un po' il mio modo di fotografare. Io non, eh, non faccio del, del fotogiornalismo, non faccio del puro reportage. E la mia è una fotografia, chiamiamola visionaria. E mi piace cercare proprio la visione nelle pieghe della realtà. Cominciamo con questa immagine, che come, come possiamo vedere è un'immagine molto surreale, un'immagine misteriosa, no? quasi non riusciamo a intuire in quale luogo sia stata fatta. C'è una didascalia che naturalmente contestualizza ogni fotografia, però io credo che ci siano delle immagini che alle volte non hanno bisogno di parole, vanno prese proprio per per quello che possono in qualche modo evocare, perché per me è importante che chi guarda la mia fotografia abbia la sua possibilità di interpretare quello che sta guardando, quindi per me la chiave dell'immaginazione è tutto nella mia fotografia. Questi sono i, i tamburini, sono all'interno della... Di questa comunità c'è anche un'accademia militare. Eh, questo è un qualcosa che alle volte faccio un po' di difficoltà a spiegare perché sembra quasi un po' paradossale il fatto che all'interno di una comunità che è una specie di monastero laico, quindi dove la religione e la spiritualità sono fortemente presenti, ci possa essere anche un'accademia militare. E questa è Maria, lei è nata in Siria, dopo la guerra è rientrata in Russia con la famiglia e ora vive nella comunità insieme al fratello. Questa fosse una delle poche immagini posate. Mi era stato chiesto di fare delle foto agli abiti che vengono fatti nella sartoria della comunità e questa foto per me è diventata così interessante, così forte proprio per la... Per questa sua presenza eh, che diventa un ritratto, un ritratto quasi che arriva dal passato, un ritratto ottocentesco, un ritratto tra i ritratti. Questa è una foto del, di un matrimonio, un matrimonio tra eh, Vladimir e vittoria entrambi sono stati nella comunità molti anni prima eh, Vladimir sta per diventare prete ma prima di fare questo lui deve o diventare un monaco oppure sposarsi e quindi questa poi è stata una cerimonia che ho avuto modo di seguire in questa comunità si nasce se si sposa si muore Questa è un'altra immagine di grande impatto e di grande energia. Questa era una piccola casetta al cui interno c'era un pozzo che è l'unica fonte preziosa di acqua potabile della comunità. Avevamo fatto questa messa, questa processione e all'interno di questa casetta si stava in pochi perché è una casetta molto stretta per cui molti erano rimasti fuori. Provate a, a, ad osservare e entrare silenziosamente dentro quest'immagine. Guardate gli sguardi: gli sguardi sono tutti puntano in direzioni differenti. Lei sta guardando in questa direzione, con questo guardo sospeso, lui con lo sguardo basso, il bambino, il prete che sta leggendo i salmi. E' appunto la cosa bella, in questa energia di sguardi e di, e di spiritualità, questi bambini che sono rimasti fuori, perché non, non c'era posto per poter entrare, che guardano all'interno, come se guardassero all'interno di un negozio di, di dolciumi. Questo è un momento, è un rituale, è un rituale di, che si fa. Il giorno dell'Epifania tutti gli anni in Russia, il 19 di gennaio, ed è il bagno nell'acqua gelida. Ed è una rievocazione del battesimo di Gesù che è stato fatto proprio nel fiume Giordano, esattamente il 19 gennaio. Ed è una prova, insomma, una prova forte. È una purificazione del maligno, ci si immerge completamente nell'acqua per tre volte facendo il segno della croce. Ed è un'esperienza che ho provato anch'io perché credo che per entrare in un luogo bisogna farlo con grande empatia e con grande rispetto anche per quella che è la cultura e quindi bisogna mettersi anche un po' sullo stesso piano e sperimentare magari delle delle cose che nella normalità non faresti, come questa, che però fanno sì che tu possa entrare in, in sintonia con le persone, con il luogo. Allora, queste sono le ragazze che poi abbiamo visto anche in altre foto. E qui stanno eh, montando e smontando, si stanno addestrando a montare e smontare un Kalashnikov. È una cosa appunto che può risultare abbastanza forte, se vogliamo, ma in realtà è quello che si faceva durante il periodo dell'Unione Sovietica, tutte le scuole si imparava a fare questo tipo di addestramento. Il popolo deve essere pronto e preparato a difendersi. Queste ragazze poi fanno anche dei corsi. Eh, vengono preparate come croce rossine e quindi a, ad assistere eh, alle prime emergenze eh, di persone malate o ferite. Qui abbiamo questa bellissima scena di, di gioia e di, e di gioco. Questa è una storia interessante perché è un vecchio camion dei pompieri che era un luogo segreto dove questi bambini andavano a giocare. Eh, voi immaginate questi ragazzi, questi bambini, quanti fuochi immaginari possono aver spento, quante storie si possono essere inventate. Io eh, ho visto questo, questo luogo, poi quando ci sono ritornato, quattro anni dopo, questo camion non c'era più <ride> e questo camion ha avuto uno strano destino perché è stato dato alle fiamme, non si sa da chi. E quindi dopo aver spento fuochi veri e immaginari, il suo destino è stato quello di, di incendiarsi lui stesso. Questa è un'immagine un po' illusoria con questo, questo orologio che indica lo scorrere del tempo, lo scorrere del tempo che in questa comunità è lento, non è il, il tempo stressante che viviamo noi nella nostra società consumistica. Qui siamo nella cripta della Chiesa e, e qui dal 1990, anno in cui si è, è stata fondata la comunità, le persone a rotazione, c'è sempre qualcuno che recita i salmi e le preghiere. Anche questa è una visione differente da, da quella che poteva essere una ripresa di questa donna che sta leggendo le preghiere, che poteva essere molto più diretta. E quindi l'ho fotografata attraverso il riflesso di un'icona. E quindi c'è questo gioco di questa donna che sta all'interno di un'altra figura, che è la figura della Madonna un modo diverso di guardare un po' la, la realtà che si dispiega davanti.